Bentornati sul mio canale. È periodo di carnevale, quindi faremo tutti i dolci tipici di questo periodo. Faremo, come si suol dire, quattro chiacchiere tra amici. Le chiacchiere accomunano un po' tutta l'Italia, anche se prendono nomi diversi da zone a zone. Diciamo, qui in Sicilia si chiamano chiacchiere. Quindi farò queste chiacchiere per fare questo dolce bello bolloso, perché verrà un impasto pieno di bolle. Ci occorreranno 250 g di farina 00, una bustina di vanillina, all'incirca mezzo bicchierino di maraschino, un tuorlo e un uovo intero, del vino bianco che ci servirà per rendere l'impasto omogeneo, quindi non vi do una dose effettiva di quello che ci vuole, ma man mano che impastiamo vediamo quanto ce ne vorrà, 15 g di burro, un cucchiaio di zucchero semolato più un pizzichino di sale che ho messo qua dentro e la buccia grattugiata di un limone. Ho già preparato la mia nonnapapera, quindi andiamo intanto a fare il nostro impasto e poi lo faremo riposare e lo passeremo in questo bellissimo attrezzo. Ci vediamo dopo. Per prima cosa andiamo a setacciare la nostra farina insieme al cucchiaio di zucchero e al pizzico di sale che ho messo dentro. Quindi lo andiamo a mettere qua dentro e facciamo un po' di spazio sul piano e lo andiamo a setacciare con questo setaccino. Così la farina risulterà più liscia, senza grumetti. Ecco qui. Se c'è qualche grumetto lo schiacciamo col dito e lo facciamo cadere. A posto. Adesso realizziamo la nostra fontana, dove andiamo a mettere le uova, l'uovo intero e il tuorlo, il burro. Naturalmente il burro e le uova le ho lasciate un po' a temperatura ambiente prima di iniziare a fare questo impasto. Vedete che il burro è morbido, se no non lo potete lavorare. Poi andiamo a mettere la nostra vanillina, che serve a dare il profumo in frittura. Ecco qui. E andiamo a grattugiare la nostra buccia di limone. Dopo aver messo la buccia del limone, mettiamo anche il nostro maraschino e iniziamo ad impastare. Cominciamo a sciogliere con le dita il burro. Piano piano incorporiamo la farina. Dopo aver inglobato gli ingredienti alla farina, abbiamo realizzato il panetto, diciamo, dobbiamo andare a raccogliere tutto il resto della farina aggiungendo il vino bianco. Quindi il liquido che andiamo a mettere, come al solito vi dico quando faccio gli impasti, varia in base alla farina che stiamo lavorando. Quindi non vi posso dare una dose certa, perché a me potrebbe servire un certo quantitativo di liquido, di vino, e a voi, in base alla farina che andate ad usare, ne serve un'altra quantità.
quindi vi dovete regolare voi con l'impasto toccandolo con le mani. Ecco qui che il nostro impasto non necessita più di liquido, ma va solo lavorato, perché ha raggiunto la giusta consistenza. Quindi vedete, nemmeno l'ho consumato tutto il vino che avevo preso. Quindi lo andiamo a lavorare per bene finché non diventa bello liscio ed omogeneo. Ecco qui che abbiamo finito di lavorare il nostro impasto, vedete com'è bello liscio ed omogeneo, non appiccica. E adesso lo lasciamo riposare, lo avvolgiamo nella pellicola e lo mettiamo in frigo per una mezz'oretta. Allora, abbiamo il nostro impasto ha terminato il suo periodo di riposo, è trascorsa mezz'ora. Adesso andiamo a fare, lo tagliamo a pezzi e andiamo a fare, andiamo a passarla sulla nonna papera. Guardate che bell'impasto, senza lievito, però ha le bollicine del riposo. La schiacciamo un pochino e la andiamo a passare a sfogliare ripiegandola. Adesso siamo sempre al primo numero della sfogliatrice. La ripieghiamo più volte e poi andiamo avanti. Andiamo al 2. Al 3. Vedete l'impasto com'è bello asciutto. Il 4. E al 5. Le chiacchiere devono essere fatte molto sottili. Ecco qui. Adesso andiamo con la rodellina dentata a fare le varie strisce. Non ha importanza che vengano tutte uguali, tanto sono carnevaleschi, quindi non ha nessuna importanza se qualcuna viene più grande e l'altra viene più piccola. Io faccio i tagli trasversali e poi li vado un po' ad allargare quando li prendo così. Poggio in modo tale che si apre l'occhietto come se fossero delle mascherine. Ho messo intanto l'olio sopra, appena che sarà caldo li andremo a friggere, cominceremo a friggere. Allora, il nostro olio si è riscaldato, fatto la prova a stecchino, andiamo a mettere le nostre chiacchiere. Guardate qui quante bolle!
lasciamo dorare. Andiamo a metterne un'altra. Una cosa spettacolare, la loro friabilità e il loro gusto sono, è una vita che le faccio così, non mi hanno mai deluso. Iniziamo a toglierli, sono dorati al punto giusto, li mettiamo a gocciolare qui. Adesso li metteremo tutti e ci vediamo quando li abbiamo finiti. Ed ecco qui le nostre chiacchiere. Abbiamo finito di friggerle, abbiamo aspettato che si raffreddavano e poi le ho cosparse tutte con lo zucchero a velo. Adesso andiamo alla prova assaggio e vediamo come sono venute. E adesso andiamo ad assaggiare il momento più bello, diciamo, del video, il momento dell'assaggio. Andiamo ad assaggiare questa prelibatezza carnevalesca, questo dolce fritto. Vediamo com'è venuto. Sentite la friabilità del dolce quando lo addentato. Una bontà. Buonissimi. Diffidate da tutti quelli che dicono che per fare le bolle ci vuole il lievito. Non è vero niente. È tutta una questione di sapere impastare e di sapere sfogliare poi i pezzetti, diciamo, che poi andranno in frittura. Quindi non è vero niente che se mettete il lievito vengono le bolle, se non lo mettete non vengono. Ed è il riposo importante anche dopo aver impastato. Quindi detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare i vostri like se la mia ricetta vi è piaciuta, di commentarla e di azionare la campanellina, così sarete sempre informati sui nuovi video in uscita. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!